Vediamo, mi sposto perché stanno giustamente i giardinieri facendo il loro lavoro. Siamo qui sul campo con Nicola Porcu, Tici Cagliari e Francesco Liucci. Abbiamo già visto gli altri video in merito. Adesso sta per iniziare un tie break, quindi lo filmiamo. Non so se facciano a 10 o a 11. Vediamo un attimino come va, vi commento la partita. Allora, la partita sta iniziando. Seconda di servizio. Fuori. 1-0 Liucci. Stiamo facendo un tie break, quindi adesso il servizio Nicola Porcu. Servirà da sinistra. Probabilmente un kick sul rovescio. Vediamo che succede. È andato al centro, me l'ha messa a rete. Buona. È fuori. 2-0 Liucci. Il coaching è consentito, sì. Sì. Sì, sì. Soprattutto nel c'è una giurisdizione chiara, la giudicatura è assolutamente dichiarata. Porcu al servizio sotto 2-0. Manda a rete Liucci, 2-1 Liucci. Serve da sinistra Liucci. Lunga. Seconda. Lunga. 3-1 Liucci, un bel rovescio lineare che ha messo in difficoltà Porcu, l'attacco e la palla fuori. Credo lunga. Oh. 3-2 Liucci, qua si è fatto forse fregare dal rimbalzo. Non è andato avanti a prenderla, non se l'aspettava, ci sta, capita anche in questi campi. Vediamo dove servirà adesso. Uguale a prima. Doppio fallo, 4-2, Liucci si cambia campo. No, non cambiano campo, va bene. Risposta servizio circa 2 metri dietro, ma in avanzamento per andare sulla riga ad anticipare il colpo. Parlerà fuori, seconda. Era lunga questo dritto, quindi 4-3 Liucci. Va al servizio, vediamo dove servirà. E la mette a rete, era andata per un servizio centrale sulla T. Un kick sul rovescio, immagino, e infatti. Palla lunga, 4 pari. Recupera Porcu. Servizio ad uscire. Sì, net. No, era a larga. Quindi seconda di servizio. Lunga, 5-4 Liucci. Lunga di 20. Fuori, 5 pari. Esce di misura il rovescio. Partita che sembra in realtà abbastanza equilibrata nonostante le classifiche di differenza. Palla fuori, seconda di servizio. Doppio fallo, 6-5 Liucci. Non è il primo doppio fallo per Porcu. Momento importante, certo c'è stato un recupero, deve finire diversamente probabilmente, ma non è ancora finita d'altronde. Palla buona e questa esce fuori, quindi sono 7-5 Liucci.
Bravo, vincente, 8-5 Liucci. Si è aperto il campo ed è entrato nel punto giusto. Viene a prendersi il punto a rete, ma la manda fuori. 8-6 Liucci. Va giocato bene. Palla fuori. Si fa prendere forse dalla fretta, cercando di chiudere il punto. E andiamo 8-7 Liucci. Quasi la sensazione che abbia buttato dei punti per la troppa fretta. Seconda. Ah, 8 pari. Sbaglia questo rovescio non impossibile. Porcu, che è un gioco molto regolare, tiene la palla in gioco, la palla alta, sempre carica. Chiaramente questo destabilizza l'avversario, che invece vuole giocare di ritmo e spingere. Ottimo servizio al centro e una palla molto importante che viene mandata in rete, consegna il vantaggio a Porcu, che va avanti 9-8. Palla lunga, seconda, net, ripete la seconda di servizio. Doppio fallo, ennesimo doppio fallo. 9 pari. Aveva preso il vantaggio Porcu, ma siamo nuovamente ai nastri di partenza. 2 punti di vantaggio, quindi a 11. Palla fuori. 19 Porcu. Match point. Posizione un po' estrema nel servizio, cercherà l'angolo stretto sul rovescio, immagino. Infatti, ma non va in porto. Ritorna su una posizione più ordinaria per la seconda di servizio Liucci e va fuori, consegnando la vittoria dell'11-9 a Porcu. Ragazzi, un commento a caldo sul tie break. Dai, uno a fianco all'altro, vai. Appena concluso questo tie break, sinceramente le aspettative erano più verso la parte di Francesco, vista la classifica, invece Nicola l'ha portata a casa. Iniziamo da te, Nicola, com'è andata? Ma un po' così, perché col servizio sto cambiando alcune cose, non trovo bene spinta col movimento, quindi devo un po' riallinearmi col movimento. Poi in generale adesso mi sento un po' meglio durante lo scambio, avendo ripreso la settimana scorsa, quindi alla fine. Qual è stato l'elemento differenziante che ti ha permesso di portare a casa la partita? I suoi errori, i tuoi vincenti, la tua regolarità? Sì, probabilmente in qualche punto ho giocato un po' così da parte sua, da parte mia, è andato un po' così tardi, però capita a volte che possa tirare sia da una parte che dall'altra. Chiaro. Francesco, come la vedi? Ah, bene, cioè bisogna sempre vederla bene. È un tie break, è un tie break sicuramente in allenamento. Non ci posso buttare giù, soprattutto prima di un torneo. Quindi sì, è un semplice tie break da prendere le cose positive, magari. Cosa non ha funzionato per quanto ti riguarda? Un po' di fretta, e sicuramente il passaggio da cemento a terra l'ultima settimana ha portato un po' di questo, pure un po' più di pazienza. Beh, perché vieni dal torneo a Salerno. Esatto, dal cemento, quindi un po' di fretta. Ho fatto un po' fatica col servizio, però sono arrivato stamattina, ci sono passato alle 3 di notte. Alle 3 di notte, quindi diciamo che è tutto un po'. Ci sta, prima del torneo. Perfetto, bravi ragazzi, bravi tutti e due. Ok ragazzi, abbiamo visto questo tie break, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale, perché speriamo di portarne sempre di più a tutti i livelli, non solo quarta categoria, non solo terza categoria. Oggi siamo andati in seconda categoria con due giocatori di altissimo e grandissimo livello. Qua ci sono sempre giardinieri al lavoro e io non posso fare altro che spostarmi, sperando che voi mi sentiate comunque. Iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!